Sergio Bonaldi, che bilancio si può tracciare di questa stagione, insomma, conclusa? Ma devo dire che come centro sportivo esercito, visti i risultati, partendo dagli atleti della Coppa del Mondo, agli atleti che non erano nella squadra nazionale, che lavoravano con la squadra di sede, abbiamo avuto ottimi risultati. La medaglia ai campionati mondiali di De Fabiani in coppia con Pellegrino, più altri buoni risultati a livello di Coppa Europa e, come dicevo, anche in Coppa Italia siamo riusciti a vincere sia la classifica maschile con Daniele Serra e quella femminile con Alice Canclini. Siamo arrivati primi anche come società, già abbiamo confermato il risultato dell'anno precedente e poi comunque vediamo un movimento in crescita da parte dell'esercito perché ogni anno arruoliamo dei ragazzi che comunque sono inseriti nelle squadre nazionali, parlo della squadra B, maschile e femminile, che abbiamo contato diversi atleti quest'anno e hanno debuttato anche in Coppa del Mondo ottenendo buoni risultati. Faccio l'esempio dello Stefan Zelger che era in squadra B però aggregato alla squadra A, quando è stato chiamato con la prima squadra ha ottenuto dei piazzamenti di rilievo, ha fatto punti in Coppa del Mondo, quindi si è confermato a un ottimo livello e sembra pronto anche a fare un passaggio nella squadra maggiore. Naturalmente diventa di fondamentale importanza il discorso dell'arruolamento. Ma sì, perché comunque i ragazzi, finché non c'è questo arruolamento, sentono questa mancanza, non riescono a lavorare tranquilli. Se invece riusciamo a arruolarli, possono concentrarsi sulla preparazione e quindi possono cercare anche di migliorare per gli anni che avranno, per migliorare e essere poi pronti al passaggio dalla Coppa Europa alla Coppa del Mondo, perché è comunque quella la strada e il loro obiettivo. Alcune prove, alcuni risultati dimostrano anche che il movimento è in fermento e che promette bene per il futuro. Ma noi come centro sportivo penso che stiamo dando il massimo. E comunque puntiamo sui giovani perché se arruoliamo tutti gli anni vuol dire che ci crediamo e cerchiamo tra qualche anno di portare i ragazzi con gli atleti della squadra nazionale che poi verranno chiamati dalla federazione per portare i colori dell'Italia nel mondo.